Cara Federica, ho letto con molta attenzione quanto hai scritto. È normale avere paura in queste situazioni. Ma questo non vuol dire che sei debole. Spesso chi si trova nella tua stessa situazione prova paura e si vergogna. Ma tu devi avere coraggio. Non puoi lasciar correre. Per il tuo bene devi fare di più. Io sono sicura che tu hai delle persone adulte di cui ti fidi. Confidati con loro. Non sei dalla parte del torto, perciò vedrai che ti aiuteranno e sapranno aiutarti. Coraggio. È difficile, ma puoi riuscirci. Io credo in te. Buona fortuna. Cara Federica, tu non sei quello che dicono di te. Tu sei quello che scegli di essere. Coraggio. Non mollare. La daresti vinta a loro. Chiedi aiuto. Sei forte. Caro Stefano, davvero non ti accorgi di tutto il male che fai? Pensi che tutti i tuoi gesti siano scherzi? Allora ti do un consiglio, pensa per un attimo se tutti questi scherzi li facessero a te. Chiudi gli occhi per un minuto e prova ad immaginare. Sicuro che saresti felice. Di certo non torneresti a casa con il sorriso stampato sul viso. Il mio consiglio? Prima di agire pensa sempre, cosa vorrei che gli altri facessero a me? Grazie comunque per esserti confidato. Caro Stefano, la risposta alla tua lettera per me è molto semplice. Prova a fare questo. Manda la stessa lettera che hai mandato a me alla persona che prendi sempre in giro. Chiedi a lui cosa stai facendo di male. È utile per renderti conto concretamente di quello che fai. E soprattutto è anche un modo di aprirti nei confronti della tua vittima. Il bullismo non giova mai a nessuno. Neanche a te. Quando fai questi scherzi, ti senti realmente felice. Cari genitori, che dire, io penso che la cosa più importante sia far capire a vostro figlio che lui è importante ed è bello così come è. Deve sentirsi amato. Io muoverei la rete. Chiederei aiuto agli insegnanti e alla scuola. Alla parrocchia, allo sport, a tutti gli ambiti in cui vostro figlio vive abitualmente. Deve acquistare fiducia in se stesso passo dopo passo. Poi agite verso il bullo. Magari tramite la scuola si potrebbero convocare i genitori per capire il perché di tale atteggiamento. Ma in generale, con vostro figlio non mostratevi troppo preoccupati. Siate un appoggio saldo. Cari genitori, immagino la situazione difficile, ma questo è un momento molto importante ed è bene che siate vicini a vostro figlio. Io non lo affronterei, non lo sgriderei, non lo punirei. Cercherei di capire perché si comporta così. Da dove nasce questa sua rabbia? Forse ci sono problemi in casa? È un bambino molto solo e fatica a relazionarsi? Io vi consiglio di seguirlo un po' di più del solito, ma senza stargli troppo addosso. Fategli sentire che gli siete vicino, senza giudicarlo.